Don'è? Il bandito, signor. Ignazio il Torcia, eh? Sempre lui, sempre Stanotte lui. Si è vendicato di una spia. Ah, non se ne può più, non se ne può più. Andiamo, va, andiamo, arrivederci. Buongiorno, signor. Saluto, donna Teresa. Ciao, mamma. Buongiorno, Valeria. Meno male. Stavo in pensiero con tutti questi militari qua intorno. No, non sono militari, sono quelli della polizia. Beh, che c'entra? Sempre i pizzicotti te danno. Se sa, sono giovanotti. Ma che dici, signore, li prendono stavolta? Li prendono. Speriamo. Ma chissà quando dovremmo patire ancora. Chi lo sa? Ah, signore, è vero che i briganti quando prendono qualcuno gli fanno le torture? Ma che torture, che torture? Quello vogliono i soldi, questo è tutto. I soldi. Ecco qua. Ho fatto la provvista per tutta la settimana. È meglio comprare tutto all'ingrosso, così si risparmia. Questa è la torta per domenica. Conserva tutto e chiudi a chiave, eh? Adesso ti do un'altra cosa. Ecco qua, questi sono i fagioli per stasera. Sono 97. L'altra volta ne abbiamo fatte 100, ma ci hanno fatto male, ne ho levati 3. Ma che stai facendo? Stavo preparando il caffè per il signor Antonio. Ah, il signor Antonio a quest'ora si sveglia, eh? A quest'ora. Piano, piano, quando ne metti? Tu gli vuoi male, gli vuoi male. Ma lo faccio vedere io quando ne deve bere, don Antonio. Ecco qua. Così va bene. Questo giù di tutto, conservo. Glielo porto io. Quello gli fa molto piacere se glielo porto io. Rosina! Rosina! Vieni a non dire questo caffè! Quando l'altro devo dire che voglio essere ubbidito, in questa casa comando io, no? No! Appunto dico, io no. Quello che comanda sei tu. Tu sei la padrona, tu c'hai lo scettro. E poi, Teresa, a pensare che c'è della gente che si arrabbia quando non è il caffè a tempo. Ma dico io, vale la pena arrabbiarsi? Vale la pena? No! Il caffè o te lo danno prima, o te lo danno dopo, sempre caffè. È lo stesso, tanto. Teresa. Teresa. Questa è mezza tazza. Anche troppo per te, per un dormiglione come te. E appunto perché sei un dormiglione che avrei bisogno di ingerire molto caffè per essere destro. Prendo molto caffè, ti fa male, sei nervoso. Mi fa male. Fa male troppo caffè. Che? È una ciofeca. È amaro. Senza zucchero.
Il diabete, ce lo siamo dimenticati, diabete. Diabete? Che tiene tu, eh? Io? Ma che sei pazzo? Ecco, tenghi. Io non ho mai avuto diabete. No. Ah, sì! Mio padre era affetto, sì, sì, sì. Era affetto, allora sei affetto pure tu. Perché le malattie sono ereditarie. Che c'entri? Io ho preso tutto da mia madre. Ah. Io sono materno. Ah. Mia madre era sana come un pesce. Ho capito, tu sei materno, vabbè. Rosina! Signor! Porta la zuccheriera, va? Subito, signor! Facciamo un altro po' che zucchero qua. Teresina. Ma che sei uscita? Eh? Ma come tu ti azzardi a uscire solo senza me? E perché? Devo uscire per farti con te? Ma dico, sei pazza! Perché? Con tutta la campagna infestata di banditi! Ma chi mi deve fare a me? A me non mi fanno niente! Ma come non ti fanno niente? Come non ti fanno niente? Tu sei il boccone più ghiotto del paese! Capisci? Perché? Come perché? Perché? Perché siamo ricchi! Siamo, sono ricca, che c'è te? Vabbè, tu sei ricco, io sono povero, siamo ricchi e poveri, vabbè. Io sono ricco, ma no. Che c'entra? Tu c'hai bene, io ti voglio bene, tutta la benevolenza familiare. C'entra, la benevolenza familiare, a me non mi piace questa comunanza. Teresa, ascolta, e convienini, è vero, no? Se i banditi, facciamo le corna, ti dovessero rapire, chi è che deve pagare il riscatto? Sentiamo. Tu, è vero, tu, con i soldi miei. Ecco la zuccheriera, signore. Dai a me, qua, un momento. Devi vedere una cosa. Che c'è? Non c'è più. Che cosa? Ci sono i ladri in casa. Si sono rubato lo zucchero. Ma chi vuole che si ruba lo zucchero? Come? Ci ho messo il segno. Il segno? Sì, il segno. E che hai messo? Ci ho messo una mosca nello zucchero. Quando si alza il coperchio, la mosca che fa? Vola. Vola. Adesso che è volato? Niente, perché la mosca è già volata prima. È permesso? Chi è? Che c'è? Buongiorno signora, la bolletta della luce. Pure la bolletta della luce ci voleva, ecco. Vengo. Ecco. Io l'ho pagato l'altro giorno. No signora, l'altro mese l'ha pagato. Ma no, aspettate, fatemi vedere. 3.000 lire. 3.000 lire? Mosca, eh? Oh, ma intanto, non quella che volate, però. Radio, signora, televisione, tutto scaldabagna. Ma 3.000 lire. Già da quando c'è sta il televisore in questa casa c'è un consumo di corrente elettrica incredibile. Accidente quando ce l'hanno regalato quell'apparecchio. Io vado a pigliare i soldi, con permesso. Aspettate un momento, per piacere. Mamma mia, 3.000 lire. Povero illuso, i soldi stanno qua, vedi? Che illusione, che illuso e soldi. Mi sono appoggiato vicino al cassetto, sono scivolato con le mani e sono andato nella trappola. Mio caro, chi va per questi mari? Queste trappole piglia, me la vuoi togliere per cortesia? Adesso io te la lascerei, vedi? Lascerei fino all'ora di mangiare. Sì. I cinesi la tagliano la mano che ruba. Ah! Avanti. Ah! Ste peggio dei cinesi. Signore, uscite. Sì, signore. Così, te la vuoi giocare 50 lire? Ah, signore, tu vinci sempre. E che c'è, è questione di... è come giro la ruota. Ma la ruota gira sempre dalla parte tua. Tu mi hai già vinto 650 lire. E beh, cosa vuoi che siano? Bazzecole. Dai, 50 lire, su. Subito su, dalle in piedi. Hai visto? Sì. Mettila a posto. Rischiamo le carte, eh? Senza trucco, eh? Questa. Sì, lo sapevo. Allora sono 700, eh? Sei. E vai girondolando tu in cucina. Niente, sono venuto in cucina per sentire un po' gli odori. Odori non ce ne sono qua. Lo so. Cosina, piglia il piatto degli antipasti, va? E chi è poi? Perché? Antipasti. Oggi viene a piovere. Ma non signore, fate l'antipasto perché oggi non ho fatto il secondo piatto, ecco qua. Volevo dire. Ma dai che basta, no? Volevo dire. O l'uno o l'altro. Poi l'antipasto o il secondo piatto. Volevo dire, Teresa. Secondo te questo sarebbe l'antipasto? Perché non è l'antipasto. Tre ulive. Quante persone siamo a tavola? Tre persone. Un'oliva a testa. L'oliva poi è pesante, fa male. Che cos'è?
Dente del giudizio. Il dente del giudizio. Dente del giudizio. Adesso. Oh, che dolore. Adesso lo stai mettendo. Che dolore. Venga, fammi vedere. Ah, vieni qua che ti voglio vedere. Mi stavo strozzando. È passato. È passato. Il dolore mi è passato. Tutto ad un tratto, così. Tutto ad un tratto. Non è possibile. Ma come non è possibile? Non è possibile. Ma lo vuoi sapere meglio di me che sono il padrone del dolore? Padrone. Ma diciamo eresie. Padrone del dolore. Oh. Fermi tutti che nessuno esca. Che è successo? Ci mancano l'oliva. Ci mancano l'oliva. Non è possibile. Erano tre, sono due. Avanti, cacciate l'oliva. Ma dove sta? Presa? Noi siamo io che ne qua. So. Qui, qui. La terza oliva dove sta? Ma come, non sono tre? Ma non signore, sono due. Che non vedo, non ci sta. Sono due. Sono due. Hai preso l'oliva tu. Chi l'ha pigliato? Dove sta? Sarà cascata. È cascata, è cascata, guardate la combinazione. È cascata proprio la tua. Andiamo. Sei sicuro che era proprio la mia? Antonio. Sobede. Che fai, non ti vesti? Non mi posso vestire. Perché? Ho bisogno di un indumento intimo. Che è? Che indumento intimo? Che dici? Vedi, ti arrabbi già? Ma no, non mi arrabbi, avanti, parla, chiacchieri, che ti devo dare? Ho bisogno di una camicia pulita. Una camicia. Quando te l'ho data sta camicia pulita? Aspetta, dimmi quando te l'ho data. Quante volte me l'hai data? 15 giorni fa. 15 giorni fa? E meno di 15 giorni vuoi tenere la camicia? E quando la devo tenere? Ma perlomeno un mese, si capisce? Ma come un mese? Ma si sa, a furia di lavare la biancheria si rovina. E là, per là, per là. Eh già, si sciupa. Si capisce, un mese. Comunque la mia si è sporcata in modo tale che ho bisogno di cambiarla. Ecco. Ah, vabbè, ecco qua. Andiamo la camicia. Ehi, basta la camicia. La camicia nuova. Grazie tanto. Grazie tanto. E non capisco. 15 giorni la camicia. Dove si arriva qua? Perlomeno due mesi una camicia si deve tenere. La persona ha pulito, due mesi. Allora, già che io sono pulita, arrotondiamo la cifra. Facciamo sei mesi. Quando lo spiritoso, si presume che una persona si fa un bagno. La mattina, la bagna carina, non si sporca. Ma dai, la mia dai, devo andare in giro. Ma come camicia? Ma me la chiamate camicia questa? Perché non ti piace il taglio? Il taglio, quella è tutta tagliata. Ma ti sembra che io possa andare in giro per la strada così? Se mi viene un accidente che mi tolgo la giacca, che figura faccio? Ma perché capisco? È camicia questa? Si capisce che è come una camicia. Quello che si vede è di camicia, quello che non si vede che si fa fare, è stoffa che si spreca. Ehi! Chi è? Ah, buongiorno. Cosa vuole? Chi cerca? Oh! Mi scusi se sono entrato qui con l'automobile, ma... Quale automobile? Non è una Mercedes, ma... Si vede anche a occhio nudo. Che cosa vuole? Beh, veramente è una cosa un po' delicata. Dica pure, però si sbrighi perché ho da fare. Legge? No. E allora cosa fa? Studio. Ah. E lei cosa fa, il giornalista? Ma perché, si vede? Accidenti, io speravo di sembrare un cacciatore, un collezionista di farfalle. Insomma, sì, tutta un'altra cosa. Tutti i giornalisti che vengono qui vogliono sembrare un'altra cosa. È per questo che si riconoscono subito. Destino cane. Anche lei è venuto per tentare l'intervista con Ignazio il Torchio. Eh sì. Ah, ma ci vuole altro, caro mio, non c'è ancora riuscito nessuno. Ah, ma io devo riuscire. Perché? Perché? Perché il mio direttore mi ha detto, Alberto. Alberto sono io, permette? Alberto Lanni. Piacere. Mi ha detto, Alberto, o tu mi porti l'intervista con il Torchio o io ti butto in mezzo alla strada. Quanti anni ha? 57. Se li porta bene. Ma no, lei... Ah, credevo il mio direttore. 26. Moglie, figli? No. Meno male. Perché? Almeno sulla strada ci rimane da solo. Ah, grazie dell'augurio. Prego. Allora, cosa posso fare per lei? Mettermi sulle tracce di questi banditi. Lei conosce la zona, no? E crede che sia una cosa facile? Non ci riesce neanche la polizia? Beh, perché dalla polizia si nascondono. Ma da un tipo come me che cosa possono temere? Ah, se mi potessi avvicinare al loro nascondiglio. Ammesso che riesca ad avvicinarsi al loro nascondiglio, non si faranno certo vedere da lei. Ma io ho un piano. Ah. Senta. L'usignolo. Bello, eh? È bello, ma cosa c'entra con i banditi? In che mese siamo? Siamo in ottobre. I banditi sanno benissimo che in ottobre gli usignoli non cantano. Ah. Allora penseranno, questo è qualcuno che sta facendo un segnale. Andiamo un po' a vedere chi è questo cretino. Escono e trovano lei. Appunto. Mi scusi, ma lei è l'uomo più candido che abbia mai conosciuto. Le sembra un po' stupido, eh? No, tutt'altro. Certe ingenuità fanno quasi tenerezza. Allora mi aiuta. Senta, prima di arrivare al torrente c'è un sentiero che nessuno conosce. L'imbocco è nascosto da una vecchia quercia. Lo so perché lo scoprì da bambina e salivo fino al bosco a cogliere i funghi. Provi lì, forse è la strada buona. Grazie.
Ci vado oggi stesso. Non ci vada subito, così almeno mi lascia studiare. Arrivederci. Buona fortuna e non commetta imprudenze. Senta, se trovo qualcosa di importante, posso passare questa sera da lei a dirglielo? Sì, ma a condizione che sia veramente qualcosa di molto importante. Ah, beh, certo. Arrivederci. Arrivederci. Professor, professor, va bene così. Disgraziato, ma che è come? Me lo rilano. Ma vedi? Ma vedi, vengo qua. Dite, professore. Vengo qua. Guardate che capolavoro. Che ha fatto? Ecco qua, guardate. E lui mi ha detto a Umberto. A Umberto, beh. Beh, Umberto li porta così. Ma chi è Umberto? Il figlio della lavandaia, quello che è uscito dal riformatore. Imbecille! Quello ha capito una cosa per un'altra, professore. Quale figlio della lavandaia? Scusate tanto, professore, accomodatevi. Ve li faccio più lunghi. Ci metto un poco di brillantina. Ma non vi preoccupate che vi stanno bene, sapete? Vi ha messo in rilievo i lineamenti. Voi avete il lineamento delicato. E poi la testa vi sta fresca. Adesso andiamo incontro all'inverno. Appunto, è fresca. La testa fresca. Io sono la testa fresca. Io sono la testa fresca. Non fa sapere di fare capire. Non bello. Il ragazzo. D'accordo. Io sarò qua dentro. Quando è finito l'abbonamento non ci vengo più. E l'abbonamento è già finito da un pezzo. Da quando? Un mese! Perché non ci vuole Vieni qua. Vieni qua, imbecille, ma tu così mi rovini la clientela. Così mi rovini la clientela. Ah, tu sei parrucchiere. Ah, tu vuoi fare il parrucchiere. La nostra è una missione, ricordalo, noi siamo missionari. È una missione di civiltà, di genere. Ma non voglio vedere. Vattene! Hai capito? Vattene! Ma non guardarmi in faccia! Ignorante! Imbecille! Io non so neanche chi è Umberto. Ma come vuoi il migliore cliente, quello è il professore, c'ha pure la motocicletta, imbecille! Barbiere da Stramazzo, c'è molto da aspettare? Ma se non c'è nessuno? Come sempre. E allora che lo domandate a fare? Sono domande che si dicono, quando si va in un salone di barbiere si dice c'è molto da aspettare. Domande per perdere tempo. Ragazzo? Ragazzo? Lascia fare. No. Lascia fare, vengo io. Ma com'è, ti vedo un po' nervoso, ti vedo. No, perché con quel... Bello quel calendario. Guarda. Guarda là, scusa. Che guardo? Il calendario è nuovo. Sì, è nuovo, è nuovo. Molto bello. Ah, abbiamo messo anche la carta nuova. Non lasciate stare la carta, lasciatemela stare, che mi serve. Serve anche a me. Ma che ne fate? Era ottimo, devo fuori casa, devo fare qualche pacchettino, qualche cosa. Nuovi acquisti, eh? Nuovi acquisti. È roba buona, magnifico. Questa sfida ai secoli, questa roba qua. Me l'ha portato un commesso. Sfida ai secoli. Hanno fregato. Ma stanno fregando. Questa è migliore, vedi? No, questa è più resistente. Questo è osso di rinoceronte, almeno come mi ha detto il... Si sente l'odore della foresta. Osso di rinoceronte. Scherzate, ma questa è resistente. Ma lo fate a posto, scusa. Dammi la roba che non serve. Non serve. Voi avete le mani di ferro. Mani di ferro. Ma com'è triste questo negozio, che tristezza in questo negozio. Noi ci metti il balletto, ci metto. Ah sì, ci metti il balletto. È il paese che è triste. È vero. A Roma invece la cosa è differente. In qualunque negozio di barbiere vai, tu trovi il comfort, moderno. Si capisce. Radio, riviste, giornali, manicure. Ma quella è Roma. E non solo a Roma, in tutta la Romagna. Ma si capisce, altra gente, altra storia, altra stirpe, altro modo di pensare, c'è niente da fare. L'impero romagnolo è quello che è stato. Roma caput mundi. Abbiamo comandato il mondo, noi romagnoli. Vabbè, ma perché sei andato a Roma tu? Sei romanese, no. Tu? No, io... E tu dici... Vabbè, ma siamo italiani, no? Vabbè, lo so. Dimmi un po', ti piacerebbe andare a Roma? E perché non ci vai? Ehi, la parola. I soldi ce l'hai? Io no. E allora? Me li date voi. Io? E come faccio? Quando mia moglie non mi lascia nemmeno una lira in tasca. Oh, a proposito, voi mi dovete 10 barbe, 2 tagli di capelli e uno shampoo. Sì, e vabbè, questo è un dettaglio. Ma è un dettaglio importante. Lo so, ma è un dettaglio. Accomodatevi. Ah, papà, io ormai ci conosciamo da tanto tempo, dammi del tu. Non mi permetto, perché... No, dammi del tu. Dai. Vabbè, siedi. Non mi viene, ma siedi. Peppi, ma come hai detto siedi? Siedi. A me, e me dai del tu. E non... Come ti permetti? Ma come avete detto, diamoci il tu. Quando? Adesso. Adesso? A chi si sarebbe permesso? Se te l'ho detto io. Sì, ma... Non ne approfittare però, Ma non c'è nessuno. Dunque, accomodati. Dunque, io lo sapevo!
Io lo sapevo! Benedetti! Ma la colpa è tua! È triste, sta sempre qua dentro! Il locale è triste, sta sempre qua! La colpa è tua! Non arrabbiare! Vuol dire che mi metterai in conto anche questa? Non è questo e non è quello, che io sono geloso della mia roba! Abbiate altro male! Altro errore! A Roma i barbieri non sono gelosi! Potessi andare a Roma un po' a divertirmi. Magari 8 giorni di vacanze. Un weekend. Hai capito? Io una mezza idea ce l'avrei. Però bisognerebbe che tu mi coaudoassi. Ma che? Ma aiutassi, papà. Diventassi un po' complice. Correo. Ma è una cosa onesta? Ma onestissima. E allora? Mia moglie, tu sai che è tirata, non caccia una lira, però se gli si prospetta la possibilità di fare un affare, guadagnare dei soldi, lei apre la borsa. Tu stasera vieni a pranzo a casa mia, poi ti spiegherò. Sì. Oh, papi, un'altra cosa, scusa, perché voglio regolare tutto, vorrei regolare quell'affare dei... le barbe. Oh, e quelle sì. Sono. No, sì, ho trovato. No, io sono segnato. Ho trovato io. Adesso ci rigioniamo. Ma io perdo con questo gioco. Si perde bisogna insistere, perché poi viene la volta buona. Questa è la volta tua. Ma non mi piace neanche questo gioco, perché si perde così, senza gusto. È come giro da ruota, è la volta tua. Io gioco. È giusto. Tutto. Ecco. Guardala bene. Fermo. Non mi muovo. Fa questo. Te la ricordi? Qua. Mettete nel mazzo. Mischio. Subito. Subito. Davanti. Non aver paura. Poi, c'ho niente. Qua. Dunque. È questo. Hai perduto. Stiamo pace? Io non volevo giocare, io lo sapevo. Un'altra cosa, allora tu stasera vieni a pranzo. E beh, non ti ho detto come usa mia moglie quando c'è un invitato, il sistema che ha scogitato. Non ho avuto mai il piacere. Ti spiegherò tutto. Dunque, devi sapere. Buonasera, chi va là? Chi è? Io. Qui! Teresa, è arrivato il Figaro, il nostro gradito ospite. Grazie. Oh, bravo, accomodatevi. Molto piacere. Grazie. Che siete venuti, mi fa tanto piacere. L'acqua sta sul fuoco, tutto pronto, ci mettiamo a tavola adesso. Che avete portato di buono? 200 grammi di spaghetti, 2 salsicce e la mela. Ah, questo è tutto quello che... Tutto. Sta qua, insomma, tutto. Sì, sta qua. Abbia pazienza, scusate, devo dire una cosa a mio marito. Ma che hai fatto? Tu non ci hai detto niente? Come non ce l'ho detto? Come non ce l'hai detto? Quella l'ha portata a mangiare solamente per lui. E mi ha capito male. E allora io che faccio? Io ce li metto l'acqua, il fuoco, il condimento, l'antipasto, la manifattura, questo per la sua bella faccia. E ha capito male, perché... Ma cavolo, non ce l'hai detto bene. Ma non glielo spiegare. Al solito. Oh, papì, mi fai certe cose, mi fai. Ma perché? Ma che c'hai in testa? Ma non capisci niente. Ti ho fatto di male. Ma come che ho fatto di male? Uno ti invita a pranzo e tu porti solamente il mangiare per te. E allora che facciamo qui? Giochetti. Abbi pazienza. Dovete capire che noi ci mettiamo l'acqua, il fuoco, il condimento, la manifattura e i famosi antipasti che fa mia moglie. Così. Ma tu non hai detto il mangiare. L'ho detto molto, mangiare, generico, no? Ah, mangiare, no mangiare. Che è mangiare? Mangiare è mangime, no? Oh, mia moglie ha messo l'usanza che quando viene un ospite, è vero, si fa la romana. Noi mettiamo l'acqua calda e l'ospite porta... E come si fa? E va bene, se si rimedia tutto. Solo la morte non c'è rimedio. Per carità. Abitudine della cazzo. Abitudine? Tu sei venuto con la bicicletta, beh. Sì, qua lo sa. Vedi, la bicicletta va in paese, ma devi fare una volata, una corsa. E compra 2 chili di salsicce, bastano 2 chili. Sì, 2 chili, sì. Oh, vicino che ci vuoi, un contornino. Patatine, facciamo patatine. Patatine, compra 1/2 chilo di patate. Mezzo chilo di patate, 2 chili di salsicce e 2 chili di pasta. Di pasta, fatta quella bucatina, che a mia moglie piace... Sì. La pasta come la facciamo? Al burro. A te ti piace il burro? No, a noi ci piace. A il noi burro. Sì, ci piace. Compra 1/2 chilo di burro. Frutta? Sì. Assortita. Frutta fresco, secco, come vuoi. Fresca. A noi ti piacciono le banane. Compra 1/2 chilo di banane. Uva, banana. Banana, uva, per noi. Tu c'hai la mela, non c'è bisogno. Oh, e vino? Vino non ce n'è. Non c'è vino. Compra 2 fiaschi di vino, non è troppo. No, su, compriamo per domani. Per domani, ci compriamo per domani. Oh, in tasca c'hai i soldi? Sì. E vai, figlio mio, vai. Ah, io compro...
Allora, allora, salsicce. Fai presto. La mela. La mela, conservigliela. Alla romana. Alla romana. Vai, giù, fai presto. Oh, papì, sbrigati, perché l'acqua bolle. Ti ho servito. A tavola. A tavola non si invecchia mai. Ecco qua. Il pasto ne ho fatto poco perché di sera non mangio. Buon appetito. Se non ne mangio di sera mi fa peso. Non mi posso mangiare. Signore, mi hanno fatto uno scherzo. Mi hanno incatenato le posate. Non farci caso. È l'usanza di mia moglie. Quando c'è un ospite. Sono d'argento. Grazie del pensiero. Oh, niente. Dunque, Teresa. Perdo. No, è la catena. È incatenata. Lo so. Ma io devo mangiare. Mi presta la forchetta? Mia? Non è... No, non devo solo. Vabbè, m'arrangio. Arrangiati. Dunque, Teresa, il nostro amico Peppino qui presente, come si vede, ha accettato il nostro invito a pranzo. Io ve ne sono riconoscente. Che papi, prego. No, perché vede. Appunto vorrebbe proporti un affare, ma un grosso affare. A me? Eh sì, a te. Eh? Sì, sì. Come tu ben sai, egli... Chi è? Chi c'è? Egli chi? Egli chi? Egli chi? Egli tu! Ah, io! Ho detto lui! Ah, egli, no, lui. Ho sentito egli! No, parlava in seconda persona. Ah! Tu sai che... Siccome siamo in prima. Appunto, sai che egli è un provetto parrucchiere. Ma che provetto? No, sei provetto. No, non mi fa arrabbiare, papì, sei provetto! E te lo dico io che modestamente ho girato il mondo. È un provetto parrucchiere. Dunque, vorrebbe aprire a Roma appunto questo grande negozio, ma una cosa spettacolare, un negozio, un palazzo, va? No, che palazzo? Palazzo. Tre. Tre palazzi. Tre palazzi. Che tre palazzi? Uno. Un palazzo a tre. Tre palazzi. Uno. Un negozio a tre palazzi. Vorrei parlare. Ma mi fai confondere, mi fai? Lasciami parlare a me. Un negozio a tre porte. A tre porte. Ecco. Ecco. Palazzo con tre porte. Un caffè pur dame. Ecco. Un caffè per Dante a tre porte. Però. Pur dame. Pur dame. In modo che quando... No, Dante viene... No, Dante. Quando le dame... Le dame di Dante no, vengono alle tre porte. Il negozio. Ma stai facendo embriaga. Insomma, il negozio deve essere... Ecco. Un istituto di bellezza. Ah, ma è un'ottima idea. Pensa, mamma, che comodità per noi. Potremmo farci tutti i giorni i massaggi, le mani, la testa. Tua madre si dovrebbe fare solo la testa. Qualche messa in piega, sì. Appunto. Signora, la situazione sta così. Io metterei la mia opera, la mia modesta opera, come bene avete detto poco prima, insomma, è quello che è. Sì, sì. Voi mettereste i capitali e noi divideremmo gli utili al 50%. Oh. Un'idea ottima, mi piace assai. Senza contare poi che ci possiamo trasferire tutto quanto a Roma. Ah, sì, come c'è il Colosseo. Bene, bene. E quanto ci vorrebbe per fare questa cosa? 5 milioni. 5 milioni. Ma che sei pazzo? 5 milioni. 5 milioni, anche di più. Anche di più, punto dico, ma che sei pazzo? 5 milioni, anche di più. Se si vuole fare una cosa elegante, almeno 10 è una minestra. Più ci mettete, più trovate. Ci vogliono le poltrone, gli specchi, i macchinari. Caschi, io anche. No, no. Sì, i caschi. Io no. I caschi. Ah, i caschi. Sì, sì. Ah, i caschi. I caschi in testa, no? Ah, sì, che quelle sono le cose. Ci vuole per asciugare i capelli, già. Scuffie, e come lo chiamereste questo locale? Come lo chiamereste? Da Peppino. Ah, una bella idea. A Roma tutti i negozi di parrucchiere, sì. Da Peppino, da coso. Oh, bene, bene. Ma questa è un'ottima idea. Oh, io metterei i capitali ad occhi chiusi, perché sono denaro assicurato, è sicuro, certo. Che ti ho detto? Sembra però che Peppino non foste voi. Ecco. Voi siete l'antitesi del parrucchiere. L'antitesi. Voi 2 anni fa avete fatto una permanente a me e a mia figlia, che era una porcheria. Dopo 10 minuti tenevamo i capelli così. Era la giornata umida. Che schifo, mi ricordo. E la moglie del farmacista si fece quella tintura. I capelli verdi. Eh no, quello il preparato chimico non era buono. Ma non abbiate pazienza, preparato chimica. E voi mi permettete di offrirmi la società? Voi a me mi sono toccati i nervi. Non si mangia più. Non bambino, non bambino. Ma fatemi il favore, non bambino. Vedete dove dovete andare. L'affare l'hai presentato male. Ma che invito a pranzo? Ma io? Senza una tazzina di caffè, un bicchiere d'acqua fresca, ma che... Illuso, volevi il caffè? Mia moglie il caffè lo fa solamente dalla mattina e quello sai, quella fatta con la cicoria. Mamma mezza tazza. Mia, che mentalità. Sei sparato tua moglie. Facci per caso, facci per caso, magari se non mia moglie. E che Ignazio? Il torchio. Oh, si vede che torchio. Sta facendo qualche rapimento. Sai come qui, in questo paese è una guerra, ogni tanto. Pippa, sti banditi. È una cosa proprio. Dì, perché non dice a Ignazio il torchio che ti rapisca tua moglie? Così te la togli di torno e non se la parla più. Volesse il cielo, volesse. Ma chi si chiude che se la piglia qui?
magnifica. 8 giorni di bagordi a Roma, non ce li toglie nessuno. Però tu mi devi essere complice. Sì, così facciamo la fine di poco prima. No, ma facciamo una bella figura. Non lo facci il complice. Non alza la voce. Non lo facci, accostati. Oh! Chi è? Che è successo? Il dito. E per forza, tu metti la mano così, se tengono la mano così, io non lo so. Vorrei sapere dove devo andare. Dunque, accostati. L'altro. L'altro che... Di mano. Parla. Per forza, sei tu che metti le mani. Le mani si tengono così. Sì. Dunque. Parla, di. Tu sai scrivere una lettera minatoria? Io so scrivere, ma non ho mai scritto al minatore. Che c'entra il minatore? Al minatore che c'è? Minatoria, cioè una lettera ricattatoria. No, per carità, poi si riconosce la calligrafia. Già, questo è vero. Perché non la scrivi tu? Sei pazzo. Riconosco una calligrafia mia, vado a fare in galera. Ci devo andare io in galera. Vabbè, tu sei barbiere. Ma perché i barbieri vanno in galera? Possono andare in galera. Ma che mentalità? Ma nessuno ha mai proibito ai barbieri di andare in galera. Vabbè, io non ci voglio andare in galera. Oh. Dimmi questo piuttosto. E allora? Senti una cosa. Sì! No, io me ne vado. Aspettalo un momento. E lascia, sono di piedi. Sono un genio. Prendiamo dei giornali. Di giornale con la forbice, zac, è fatto. Vieni con me. Ma sei incomprante. Fai attenzione. No, io me ne vado. Sei incomprante e rumoroso. Guarda, in un momento di... No, io me ne vado. Non la faccio. Complice, non la faccio. Scendere un momento. Si avvicini. Guardi, lì sotto c'è una scala. Volevo darle questo. Che cos'è? Funghi. Funghi? Ma lei è proprio matto, sa. L'avevo autorizzato a venirmi a chiamare solo per delle notizie importantissime. Io ce l'ho una cosa importantissima da dirle. Ah, volevo ben dire. Senta, andiamo là. Detto il torchio. Adesso ci vuole una O, una lettera O. O come Torino. O. Ma non c'è. Come non c'è? Non c'è. E non ritagliato 10, come non c'è? Lo so. Eccolo. Ce l'hai lì. Lì. Ah. La cosa. No, già c'è una. La cosa. Scusa. Tu stai sempre con la testa avanti. Ecco. Attacco, ecco. Non molto. Dunque, una lettera minatoria, questa va bene. Signora. Sì, signora. Dove? Mia moglie. Dove sta la signora? Ascolta. Noi non ci conosciamo, eh? È Pif. No. È andata via, è passata. Mia moglie. Ma è lì tua moglie. Zitto. Ah no! Zitto! Dove l'hai visto? Ma non l'ho visto, io ho detto signora. Ma dicevo un occhio parola. No, facciamoglielo spavento. Facciamo questo. Tu dicevi signora? Signora, siete quasi vedova. E lo sarete veramente se non porterete stasera stessa al pozzo dei rospi. Ehi? Dei rospi? Cretino, ignorante. Rospi, con una P. Beh, uno ce n'è uno. No, rospi è plurale, 2 P, rospi. Rospo è un rospo solo. Hai ragione. Beh, quelli poi sono banditi, sono ignoranti. Poi prendo io la responsabilità. 5 milioni
5 milioni. E ti pare che io valgo 5 milioni? Beh, vabbè, lasciamo andare. Non valgo di più. Come lasciamo andare? No, 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 ragioniamo. Assodiamo queste che ci tengo moltissimo. Ma che puoi assodare? Ma che valgo meno di 5 milioni? Non ti conviene. Ma lo sa che è proprio un bel tipo? Va a cercare i banditi e si mette a cogliere funghi. Mi chiama di notte promettendomi notizie sensazionali e non mi dice niente. Lo so, mi succede spesso. Io sono un timido. Ultimamente, per esempio, il mio direttore mi incaricò di intervistare una certa baronessa polacca. Un'avventuriera, una di quelle donne per cui gli uomini si sparano. Riuscì ad avvicinarla, ero trionfante. Beh, lo sa, che mi fece raccontare la mia vita dalla prima comunione in poi e da lei non riuscì a cavare niente. Ma io non pretendo che lei mi racconti la sua vita. Se mi vuol dire questa famosa cosa importante, bene, altrimenti buonanotte. Va bene. Coraggio. Io oggi, mentre ero su in montagna, in mezzo a quei boschi, ho sempre pensato a lei. Cogliendo i funghi? Ma se mi conosce appena. Mica vero. Certe volte basta un minuto per... Io, per esempio, so tutto di lei. Beh, per un timido non c'è male. Così lei sa tutto di me. Allora vediamo un po'. Come sono io con i giovanotti? Beh, non è molto civetta. Poi però non riesce a capire come mai si comportino male con lei. Questo è vero. Ma perché mi succede tanto spesso? Perché è miope. E che cosa c'entra? Sì, lei è... Sì, insomma, è bella. Poi, come tutti i miopi, avvicina sempre il viso alla persona con cui parla. L'avvicina troppo e... Questo non l'avevo capito. Lei è molto osservatore. Accidenti a quando gliel'ho detto. Vede? Non si arrabbi. Volendo, posso avvicinarlo apposta. Lei è molto gentile. Bada che sarò molto gelosa. Questa sera è tardi per presentarti a mamma. Facciamo domani. Questo è il posto, questo è il posto. Tu te nascondi la mia. Io passo, mi si volto. Appena se lo vedo qua, tu fai mani in alto. Io alzo le mani e tu mica tu. Ma perché devo fare questo? Come perché? Per procurarci una testimonianza. Qualcuno che ci vede e dica, un domani, sì, l'ho visto io, il signor Antonio dà la vita ai banditi. Povero signor Antonio, come tremava. Ho capito. C'è gente. Facciamo la scena. Questo è il momento. Facciamo la scena. Io leggo di si volto. È pronto? Mani in alto! Eccomi! Mani in alto! Eccomi, mira! Non ti può! No! Per Bacco, quelli sono carabinieri! Sono carabinieri! Questa è una volta buona, c'è gente. Mani alta! Chi è? Mani alto! Aiuto! Che non ti muove! La rivoltella. Che t'ammazza! Cretino, la rivoltella. Aspetta! Barbiere, la rivoltella. Mani alto! Sì. Cammino! Eccomi qua. Cammino! Sì, ci hanno visto, sì. Cammino! Sì. Cammino! E non faccia così. Mamma mia! Smettila di piangere! Mamma mia, che paura, signor, ancora me lo vedo davanti agli occhi, quel brigante. Hai visto in che direzione sono andati? Non lo so, verso la montagna, tutte e tre. Tutte e tre? Come tutte e tre? Chi erano tutte e tre? Sì, lo padrone, lo brigante e lo somaro.
Mamma, qua bisogna fare qualche cosa. Sì, sì, fare qualche cosa. Stati zitti, zitti, non dite niente, silenzio, basta venire. Destino cane il mio. Una volta che il prima ad avere una notizia, niente, non la posso mandare al giornale. Sei matto? Vuoi che quelli ammazzino subito mio padre? Appunto dico, non posso. Destino cane. No, oh, no, per carità, non si può parlare. Vi ricordate il fatto del barone Cosimo l'anno scorso che fu sequestrato? I nipoti lasciarono trapelare qualche cosa alla polizia e che successe? Il giorno dopo era un erede di 200 milioni, il poveretto era stato ammazzato, era stato ucciso, capite? Quei poverini rimasero senza lo zio, disgraziati. Disgrazia fino a un certo punto, signora, 200 milioni. Vabbè, ma insomma... Vabbè. Vado io. Quasi vedova, e lo sarete veramente se non porterete stasera stessa al Pozzo dei Rospi 5 milioni in contanti. Niente scherzi. Quando arrivate, bendatevi la faccia, che meno vi si vede meglio è. Ignazio, detto il Torchio. Questo è il pozzo dei rospi. Qua debbono venire. Non ci sta nessuno. Chi è? Sto qua, chi è? Fanno animale. Quante bestie che si stanno qua, quante bestie. Che specie di bestie stanno in mezzo a questo? Si avvicina. E quanti ne sono? Con certi banditi. Voi chi siete? La setta del Torchio, siete voi allora? Io avevo portato i soldi, sì, e non mi potete far risparmiare qualche cosa. Ma io guardate che sono. Va bene, sì, ecco qua. Ho portato tutto, sta tutto là dentro.
Mio marito, mio marito, quando me l'ho dato adesso? Quando me l'ho restituito? Tra 8 giorni. Rendono, non me lo rendono. Sano e salvo, minorato. Me lo rendono, non me lo rendono. Sano e salvo, minorato. Me lo rendono, non me lo rendono. Sano e salvo, minorato. È più minorato di quello. Ehi, vieni. Qui non ci disturba nessuno. Così mi puoi parlare della tua idea. Ecco, sediamoci qui. Io dico, sono passati 3 giorni da quando il riscatto è stato pagato e tuo padre ancora non torna. E allora, cosa pensi di fare? Bisogna ad ogni costo mettersi in contatto con il bandito e proporgli una straordinaria intervista con il mio giornale. Oh, il mio giornale, il mio giornale. Credevo che volessi fare qualcosa per amor mio e invece non pensi che al giornale e alle interviste. E non è per amor tuo? Se mi cacciano dal giornale, come ci sposiamo? E poi lasciami finire. Io vorrei dire a quest'Ignazio, in cambio della pubblicità, tu mi lasci subito libero il prigioniero perché devo farne mio suocero, eh? Aspetta un momento. Che c'è? Guarda qui. Ora capisco tutto. E che cos'è questa roba? Bravo, papà. Bel colpo. Ma no. Sì. Allora non è vero niente. Certo. Povero papà. Prigioniero qui dentro tutta la vita. Ci pensi, mamma non ha un carattere facile, tu lo sai. E adesso lui si è presa la sua vacanza per forza. Ora capisco l'istituto di bellezza a Roma. Ah, meno male, meglio così. Meno male che non ho mandato la notizia al giornale. Alberto? Sai che cosa facciamo? Cosa facciamo? Andiamo a Roma a ripescare il genitore. È come un bambino, non vorrei che gli capitasse qualche grosso guaio. A Roma soli, io e te? Sì, perché non ti basto? Bada, Alberto, che se tu guardi un'altra donna io... Ma che altra donna? Volevo dire che io e te a Roma soli mi sembra un po'... Hai paura di me? No, ma la gente. Ma l'importante è avere la coscienza a posto. Se dobbiamo avere la coscienza a posto, allora che ci andiamo a fare? Alberto, va a preparare quella tua specie di macinino a 4 ruote. Agli ordini. Io dico a mamma che vado dalla zia Clementina a San Biagio. Ah, mai mischiare i santi con le bugie. Signore e signori, buonasera. Affidiamo alla televisione le immagini di questa nostra serata. Da questo momento entriamo in trasmissione televisiva diretta. Secondo le tradizioni del nostro tabaret alla moda della Belle Époque, eccovi un balletto di mezzo secolo fa. Polka! Quando l'hai preso? Ma sicuro? Io, godi anche tu. Tango. Morti. A casa abbiamo degli altri, già? Hai visto quando... Ma signore, scusi tanto, lui è sempre distratto. Stai con la testa nelle nuvole, stai. Signora. Ma fai fare certe figure, lo scusi. Ma fai fare certe figure, lo fai fare. Andiamo, andiamo. Andiamo. Cosa fa? Sì, sì, dai, sì. Me lo scusino, signori, me lo scusino. Me lo scusino. Te lo scusi, te lo scusi. Ma che vuoi fare un duello con la gente, tu amico? Ma come ti posso vuoi fare un duello, vuoi fare? Caffone che non sei altro. Guarda dove metti i piedi, dove metti gli occhi. Andiamo. Andiamo. Vai. Prego, signori, da questa parte. Grazie, prego, si accorgi meglio. Prima io che sono un signore. Allora, si accorgi. Ma
dove stai? Con eleganza. Così, guarda, guarda, lo faccio io, guarda. Ma ti quando è finita quella? Che hai fatto male? Pulisciti che fai schifo. Poi boh, guarda chi c'è, la baronessa, quella... La lampa, la lampa, ecco. La lampa, la lampa. E poi mia, poi bene, 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 più gentilezza. Bene. Poi se nostro non ci sono. A Roma, eh? Roma, vero. Le vorresti conoscere? Sì, sì. Mi servo io. Cameriere? Garzon? Ragazza? Che ragazzo? Sei al negozio. Comandi, signore. Ma non so se le figliole possono... Ma lei tenti. Tenterò. Guardi, così lei tenterà meglio, eh? Oh, grazie, signore. Tenterò. Tenterò. E ne faccia buon pro, eh? Eccolo qua, da qua, da qua, da qua. Apri la porta a destra. Che prima porta a te. Che si offrite? Champagne! Champagne! Ah! Cameriere! Cameriere! Champagne! Ragazzo! È vero che si verranno ricchi? Ricchi sfondati, siamo! Veramente il ricco sono io, lui è solamente sfondato. Ce lo regalano 1 milione per 1? Un momento, 1 milione. Quanti ne siete? Otto. Ce l'hai 8 milioni di spicci? No, in questo momento no, però possiamo rimediare. Io ho un pacco di 800.000 lire. Ah, ecco. Fate 100.000 lire per una. 100.000 lire per ciascuno. Bravo, grazie. Prego. Oh, grazie. A chi le do in consegna? A me. Dopo, invece se la squaglia, Ma tu sei sposato? Sì, purtroppo sì. E com'è tuo moglie? È più carina di noi? Ragazze, voi conoscete la peste bubbonica? Mia moglie è la peste bubbonica. Allora è brutta. È brutta, via, brutta proprio, non esageriamo, via. Brutta no, è racchia. E fosse soltanto la racchietine, è antipatica, è avara, è tirata, è neprostenica, si chiude tutto, si conserva i soldi e non pensa che un giorno o l'altro deve morire anche lei. Ed io non vedo l'ora che crepa, perché quando crepa, io come marito consorte, è reddito tutto. Ora pensiamo a queste malinconie, facciamo un brindisi. Un brindisi! Il primo brindisi lo voglio dedicare a mia moglie. Moglie mia, io non so dove sei, ma ovunque tu sia... Io faccio un brindisi alla facciaccia tua. E alla salute mia! Alla salute! Alla salute di tutti! Alla salute dei barbieri! Alla salute dei barbieri! Sono stanca morta. Abbiamo girato tutti i locali notturni di Roma. Beh, questo è l'ultimo. Se non è qui vuol dire che è a letto. Sì. Ti immagini mio padre a letto a quest'ora con 5 milioni a disposizione? Se io li avessi non li andrei certo a spendere nei tabarè. Ma che cosa c'entra? Per questo ti ho scelta per marito. Andiamo. Ancora champagne! No, dobbiamo andarcene. Come, ve ne andate? Sì, Sì, se ne sono andato, per colpa tua, per forza. Vabbè, sei un cafone. Sei un cafone. Non mi stancherò mai di dirtelo. Già, sei un barbiere. Per bacco. C'ho un'idea. Invidiamo la baronessa.
quella è innamorata di me. Eccola lì, eccola lì. Ma quella sta con l'amico. Che amico? Quello è l'amante. Ma che? Quello sarà il fratello, quel signore. No, che signore? Quella è una donna, non lo vedi, è una donna. Una donna vestita da uomo. Alla garçon, si usa la garçon. Ah, vabbè. Noi qui siamo, insomma. Chiama. Ui, ma scherzerà. Ma dove stai? Al paese. Chiami l'ortolano. Vado a faccio vedere. Impara. Cameriere! Come si fa? Senta. Grazie. Senti, dentro. Eccoli là. Dove? Là. Ma che piacere, permette. Grazie, troppo gentile. Che serata si prepara, che serata. Che fai? Peppino, c'è un po' d'aria, chiudi la tenda. Ecco. Eccoci qua. Bene. Scusate. Accidenti. Che c'è? La baronessa. Tuo padre sta con quella falsa baronessa che ti ho detto. L'avventuriera. Proprio lei. Quella se lo mangia. Perché io l'ho detto, il barbiere, il marchese Barbieri. Qui presente, lui non è nostrano, lui è polacco, è vero? Sì? Polacco, anch'io sono polacca. Allora conosce la mia famiglia, Popolacca? conosce la sua famiglia, i Popolaschi. I Popolaschi, quelli sì. col becco sono sì, quelli... quei signori alti col naso. Ah. Ma vede, lui veramente non è proprio della Polacchia centrale, lui è limitrofo e della provincia, ecco. Vi presento la mia dama di compagnia, Filippo. La dama di compagnia, Filippo. Permette? Piacere. Ben fortunato. Che bel giovanotto, eh? Ha fatto il militare. Aspetta, mi viene un'idea. Signorina. Prego, signora. Devi scusare perché lui non conosce bene il nostro idiota. Lui parla con l'idiota suo. È possibile che voi altri polocchesi siete sempre così oriundi? Il telefono? Hai chiamato il telefono? Che il telefono si chiama? Appunto, dico, chi è? Interurbana. Noi ritorniamo indisturbati così. Permette, no? Grazie. Buone cose. Mamma mia. C'ha la testa oriunta. Abbiamo fatto la mia etichetta. Cambia questo. Questi due polli li spenneremo bene. Ci penso io. Prego, signore. Grazie. Sono preoccupato. Pronto? Tutto fatto, signore, via libera. Ah, grazie. Grazie a lei. Valeria, tu aspettami qua. Io vado a parlare con lei e tutto andrà a posto, eh? È davvero tanto pericolosa? Eh sì, ha molto fascio. Ma allora? Stai tranquilla, con me non attacca. Alberto, mi raccomando. Stai tranquilla, ti dico. Dico? È meglio, è nulla. Pronto? È permesso? Buonasera, baronessa. Mi riconosce? Oh, mio piccolo giornalista simpatico. Che vuoi, caro? Una cosa urgentissima, ma... Oh, capisco. Filippo? Baronessa, lei è in pericolo. Io? Quei due tipi che io ho allontanato con l'astuzia. Ah, sei stato tu? Oh, sono caffoni, ma molto generosi. Sono due falsari, i soldi li fabbricano, per questo sono generosi. Due falsari? La polizia è sulle loro tracce. Le conviene farsi trovare qui con due falsari? No, non mi conviene. Ma tu perché ti interessi a me, piccolo caro? Io sono io, lei parla con me. E io chi sono? Non lo so. Lei e allora? Lei è l'interurbano. Il pacco. Ma lei è l'interurbano? Forse sì. No. Sì o no? Ma quello là io sono. Se è interurbano, mi dica, sono io. Io non so se sta qua, forse starà ballando. E ora, signore e signori, in una appassionata canzone, Teddy Reno. Oh.
tutta più bella da me quando te vengo, tutta mi scorda per te a poco per non morire voglio stretta così sospirami in te braccia dolce dolce fammi senti sta bocca come brucia dimmi te voglio bene dimmi che sei per me sospira ditta ditta dolce dolce queste parole tu mi fai felice suona da vita mia fammi campa con te t'ho dice tremando sto cuore tu sei l'amore campana d'amore restammo sempre così sospirami in te braccio dolce dolce fammi senti sta volta come brucia vita da vita mia io voglio bene a te soltanto a te te voglio bene dimmi che sei per me t'ho dice tremando sto cuore tu sei l'amore campana d'amore restammo sempre così in te braccio dolce dolce fammi senti sta bocca come brucia vita da vita mia e voglio bene a te soltanto a te. Adoro questa giovane cantante. Sì, ma ora devi andarsene. Lo vuol capire che è in pericolo? Sì, piccolo caro giornalista. Ma prima voglio ringraziarti. Non importa, non importa. Voglio baciarti. Non si disturbi, guardi, non è il caso. Voglio! Mascalzone! Valeria! Questa deve essere di quella biondina. Ah, eccola la biondina. È sua questa, signorina? Sì, è mia. Buonasera. Buonasera. Valeria! Grazie. Bel colpo. Valeria? Valeria! Valeria! Anche mia figlia. Aiutatemi. Io non ne capisco niente, sa. Cosa vola? Ma capito? Ma mi faccia il piacere. Lo faccio lei il piacere. Andiamo. Oh, accidenti. Questo è uno scherzo. Passo prima di me. E passo. Ci ho capito niente. Io non ci ho capito. La barella. Vai, 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 vai. Guarda un po' dove sta. Ma dove guardi? Ha permesso sotto al divano, non è possibile. L'hai fatta andare via. L'hai fatta andare via, la colpa è tua. Ma che fai? Sei un cafone. Hai agito con dei modi interurbani. Sì.
Cerchiamone altri, ce ne stanno tante. Già, le trovi così? Milioni ne hai? Ce n'ho, ma siamo agli sgoccioli. Codiglione, capello, capello, vedi? È piccolo. Ah, no, io, così. Grazie. Che piedi grosso. Alla, lascia. Guarda l'imbecille, guarda. Ma buttate una cosa così. E si usa, il codiglione si usa di là. Tira qualche cosa pure tu. Immaginato tu, umile barbiere, venire con un signore a Roma a divertirti, a fare la vita del Gani Mede. Senti, mettiamo i punti sugli una volta per sempre, perché tu barbiere, tu ti sei messo in mente che il barbiere è una professione, lasciami continuare, è una professione così da trascurare. No. È un mestiere! Ma che mestiere? Noi siamo missionari, è una missione di civiltà, di pulizia. Ma che missionari? Ma che pulizia? Fai piacere. E poi c'è, fammi una cortesia, non mi dare del tu. Ecco, mi secca. Ma come ti devo parlare col tu, col voi, con lei, col quattro occhi, quando siamo fra di noi, puoi darmi del tu. Ma no, la gente. E non siamo fra di noi. Sì, vabbè, ma può passare qualcuno, sempre, mi secca. Vedo un signore col centro, benestante, che se la fa con un missionario barbiere. Beh, che facciamo? Dove andiamo? Dove andare? E che finisce qua? E finisce qua. Oh. Tu direi perché gli 8 giorni sono finiti. E che vuol dire? Sono finiti i soldi, però. Io avrei un'idea. Bisognerebbe che tu mi diventassi complice. Di che si tratta? Se è una cosa che mi conviene. Guarda un po' se c'è nessuno. C'è nessuno. Io parto. Vado a casa. Sì. Dirò a mia moglie che sono fuggito dalle grinfie del torchio. Sì. Prima degli 8 giorni. Sì. E poi? Tu parti domani sera. Sì. Scusa. Ma come? E sempre con le mani avanti, sempre con le mani avanti. Ho le mani, ho i piedi, ho la testa. Beh, vai avanti. Ah! Non posso più. Dunque, dirò a mia moglie che sono fuggito, eccetera, eccetera. E aspetto te, perché tu non partirai con me. Già, per non dare all'occhio nel paese, sai, ci vede la sera, dice, queste stanno in combutta. Hai capito? Tu partiresti domani sera. Arrivando al paese, tu mi rapisci. Facciamo un'altra lettera minatoria a mia moglie e chiediamo altri 5 milioni. È chiaro? E torniamo a Roma. Ah, siamo i soldi, poi ci sono i 5 milioni, vedete i soldi e ci divertiamo. Sì. Sei contento? Bravo. Gli uomini. Che mascalzoni. Bugiardi. Traditori. E tu? Peggio di tuo padre. Io? Sicuro, perché sapevi tutto e non mi hai detto niente. Perché mi dici tante bugie? Perché sei andato in quel luogo di perdizione? Ma mamma, io la volevo aiutare, il povero papà. Bel modo di aiutare. Ha dato la buona ragazza, la studiosa, la sgobbona, quella che dorme con i libri di storia sotto al cuscino. Beh, viene il momento che uno si sveglia, no? Ah sì, ti sei svegliata, sì. Ma la dormendo io un'altra volta. Vattene in camera tua, subito, immediatamente. Via, marcia. Mamma, tu mi tratti sempre come una bambina. Ma che cosa sai? Non sei una bambina, basta. Vattene in camera tua.
marito lo tengo e l'aspetto qua, perché qua deve venire. Antonio! Che? È tornato il signor Antonio! Oh. Madonna mia, come è ridotto! Signora, aiuto! Aiuto! Chi è? Signora! Chi è sparato? Ma guarda come è ridotto, madonna mia! Chi è sparato? Ah. Siede! Bentornato! Bentornato! Subito. Vai a prendere un bicchiere d'acqua. Un sorso d'acqua. Un sorso. Teresa. Dove sei? Questa. Teresa, dove sei? Sto qua, sto qua. Non ti vedo. Ah, non mi vedi. Teresa, io non ti posso vedere. E avrei io. No. Devi vedere io. No, dico, non ti posso vedere. Ho la vista annebbiata. Teresa, durante le mie sofferenze, e sono state tante. Sì, Ti tenevo sempre davanti agli occhi. E se no... non sarebbero state sofferenze. Intanto io sono stata in ansia. Ah, sì? Sì. Ah, bravo. E che sei stata a fare ansia? Ansia. Tu hai detto sono stata ansia. Io ho detto sono stata in ansia. Ah, ansia. Ansia. Ecco, ansia. Signor. L'acqua dov'è? Sta qua, là. Dove sei? Ecco. Dove sei? L'acqua sta qua. Dove l'avete messo, sta? Qua. Non mi fate questi scherzi. Non approfittate che io non ci vedo. Non approfittare, dov'è? Veramente. Non approfittare. Bevi, sì. Bevi. Acqua. Benedetta l'acqua. Benedetta l'acqua. Dare a bere agli assetati. Sì, la prima cosa. Dov'è la bocca? Non la trovo. Qua. Te la bocca. Vedi. Ho la bocca secca. Sì. Ho la bocca secca, Tere. 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 Ma sono seccato. Avrei io. La bocca. Rosina. Figlia. Vai. E com'è che ti hanno lasciato poi? Sono fuggito. Ah, sei fuggito. Finalmente sono fuggito. Guardi in quest'altro, mi hanno ridotto. Lo vedo. Guardi in quest'altro, mio povero uomo. Pietoso proprio. Meschino che sono. Meschino, pietoso. Mi hanno tenuto chiusi in una caverna buia. Buia, digiuno, a pane e acqua. Acqua frizzante. Acqua frizzante, no, che acqua frizzante? Quella che vanno i sugheri per aria, no. Un'acqua molla. Ah. Acqua di pozzo. Che puzza l'acqua di pozzo, mamma mia. Puzza. Era un'acqua molla. Acqua molla e pane duro. Alle volte poi vedavano l'acqua dura e il pane mollo. Ma che è l'acqua dura? Non lo so, è un'acqua che... È un'acqua che c'hanno loro. È acqua di banditi. Ho capito. È acqua di banditi e qualche volta vedavano anche qualche foglia da mangiare. Foglia, sì. Mangiava i fogli? Alla domenica ci davano... Ah, come il dolce. L'acqua dura, il pane mollo e la foglia. Un paio di foglie. E queste foglie, ci mangiavamo queste foglie e poi... Le foglie. E poi si ballava. Ballava da grandezza. Forse. Ero ospite e potevo mettere a dire qui non voglio ballare. Loro ballavano. Stavano con i ferri non vende niente. Balla. E io con la foglia in bocca, l'acqua in tasca. Tu ballavi. Facevi il balletto. Ho capito. Non ti capisco! Non ti capisco! Diceva il bandito a me, non ti capisco! Perché io, alle volte, nel delirio, sai, nelle sevizie come facevano, delirando, parlavo francese. Parlavi tu? E quando mai hai parlato francese? Perché, sai, uno nel delirio parla anche le lingue morte. Ma certamente, ecco, però, se parla le lingue morte. Ma che sono questi segni? Ma che sono questi segni? Quali segni? Facevo il capo bandito perché quando non mi capivo con le lingue morte, io facevo i segni per farmi capire con le mani vive, con i segni vivi. E poi sono svenuto. Teresa mia, sono svenuto e non mi ricordo più niente. Non mi devo andare niente perché non mi ricordo più niente. Lo svenuto è ameba. Certamente, non vuoi parlare, non ti ricordi niente più. Ma dico, tu non mi dici niente. Ma come io ho passato tutti questi guai? Questa mia odisse, Ea, che tu... Abbracciami, dimmi qualche cosa, incoraggiami, sollevami, tienimi su, vedi che sono giù. Guarda, tanto ti abbraccio, ti bacio, finalmente ti vedo qua, sano e sano, il marito mio. Tu sei un furfante, tu sei un mascalzone, tu sei un ladro, capisci? Teresa! Sì, ma... un ladro sei perché per 25 anni alla mia tavola ti sei seduto e hai mangiato a sbaffo, a tradimento, perché io tengo i soldi, io sono ricca, tu sei povero, ti ho sposato senza una lira, non avevi la camicia addosso. Perché adesso ce l'ho. No, tieni le camicie che ti ho fatto io, hai le camicie che ti ho fatto io. Pezzo davanti! Ogni 15 giorni una camicia, ogni 15 giorni sta disgraziata qua. Tu sei la camicia pulita ogni 15 giorni, tutti i capricci ti ho fatto passare, tutte le cose che volevi ti sono state fatte. Oh mamma mia, mi darei tanti schiaffi, mi darei. Porca miseria. Urco can. Questi schiaffeggi in terza persona. Papà. Eh? Mamma sa tutto. No. Eh sì. E perché non me l'hai?
l'hai detto prima? Ma come? È mezz'ora che cerco di fartelo capire e tu niente. Ma che cosa ti è successo, povero paparino? E che ne so com'è successo? Non capisco più niente nemmeno io. E adesso a tua madre gli ho detto un sacco di sciocchezze. E come si fa? Bisogna fermarlo. Quello viene qui per rapire. Ma chi? Ma come chi? Il barbiere. Ancora il barbiere? Peppino là. Oddio, papà, non ci capisco più niente. E non ci capisco niente nemmeno più io. Bisognerà che io lo fermo. Sì. E bisogna fermarlo. E adesso gli faccio un telegramma. Sì. Vieni qua. Guarda se viene tua madre. Sì, papà. Avvisami, eh. Se viene mi fai un segno, io faccio il telegramma, lo firmo. Stai guardando? No, 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 tutto tranquillo. Tutto tranquillo? Non hai fatto il segno? E papà, non succede niente. Non me lo fa. Siamo scoperti. Seconda operazione, impossessibile. Ce ne sono? No, no. Baci, Antonio. Baci, 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 no. Eh sì, io baciavo a lui. Maiato! Ah, sei tu? Mi arrivi appunto a farti un telegramma. Quella strega di mia moglie ha scoperto tutto. Maiato che... Anzi, sai che ti dico? Non ti fai vedere più a casa perché mia moglie sai com'è. Mani in alto, t'ammazzo come un cane. Peppi, non scherziamo coi cani. Dire giusto a fare. Oh. Scusi tanto. Noi non ci conosciamo, è vero? No. Sai, io sono poco fisionomista, voi. Sono poco fisionomista. Arrivederla. Dove vai? Ho saputo del rapimento che avete fatto a mio nome, eh? Ah, l'ha saputo? Sì. Ma guarda come si sanno le cose. Il mondo è così piccolo. E beh, che c'è di strano, scusi? Chi c'ha lei, forse, il monopolio dei rapimenti? Ognuno rapisce come vuole, no? Siamo in democrazia. 5 milioni per il riscatto avete voluto, eh? 5 milioni, quei 5 milioni aspettavano a me. A Ignazio il Torchio. Cammino, ti faccio fuori. Da quest'ora. Ma vette, nasce, via. Quando si mette la cosa in testa va a fondo. Vai via. Vabbè, cammina. Non mi dico che sta a fare di dire. Non mi capo! Ma che facciamo? Mosca cieca! Ma che scherzi sono questi? Spendatelo! Oh. Oh! Buongiorno signori, buongiorno. Disturbo forse? E chi sono questi? Sono i miei uomini. Ah, bravi, tutti briganti, eh? Guarda come parli, eh? Non intendevo offendere, dicevo, sono tutti signori briganti. Volontari, volontari. Bravo. Portami da mangiare, piccoletto. Ecco la pasta, capo, sono le 3, i piatti li laverei domani, posso andare? Ma cos'è? Un brigante a mezzo servizio? Non il becco te! Va pure, ma fa presto. Va bene, lei non si deve arrabbiare, signor capo. Mangi, mangi, buon appetito, salute. Però questo ambiente è molto carino, grazioso, è eccentrico, è un po' esistenzialista. È intimo. Dica un po', capo, è fitto bloccato? Sì. Dì un po', sei spaventato di trovarti qui in mezzo a noi? Si immagini, sono abituato con mia moglie. A proposito di tua moglie, lo sai perché noi gli abbiamo rapito? Io credo per simpatia, se poi ci sono scopi reconditi non lo so. C'è lo scopo. Ah, c'è? Vedi, noi adesso ti pesiamo e tua moglie, per riaverti, dovrà pagarci il corrispettivo del tuo peso in oro. Ma allora pago tanto oro quanto peso io. L'hai detto. Questa volta è sul serio. Ci pagherai tuo marito a peso d'oro. Aspetta nostre notizie. Ignazio il Torchio. Così non ci credi? Neanche una parola. Ci ha preso gusto il signorino. Ma se lui crede che io abbocchi ancora, si sbaglia. Ma possibile che sia così ingenuo? Mm. Pensaci bene, mamma. Ah, fammi il piacere. Conosco bene tuo padre, purtroppo. Così questa volta non farai niente? Niente. Che cosa posso farci? Niente. O meglio no. Qualche cosa farò. Thank you.
Non gliela faccio più! Non gliela faccio più! Ma avete fatto mangiare due chili di spaghetti, tre bistecchi, un bollo intero, due piccioncini, un pezzo di formaggio. Io adesso devo ricominciare da capo. Ma che sono, un sarcofago io? Ma è tutta roba buona però! Ma non discuto, sarà buona, buonissima, glielo metto in dubbio. Ma io non gliela faccio, non gliela faccio! Ma questa meravigliosa zuppa di fave con il sugo di maiale te la devi mangiare. Il maiale è pesante. Basta con queste storie, o mangi o sparo. Questo spara sempre. Cambiamo tattica, pigliamolo con le buone. Forse hai ragione. Senti, ma non ne mangi nemmeno un cucchiaio solo? No. Ma su, sii buono, guarda, per il gnazziuccio tuo. No. Ma guarda l'aeroplanino, lo vedi l'aeroplano? Guarda come vola, bravo. Adesso uno per il guercio, ecco per il guercio. Perché il guercio se non lo mangi, lui se la prende a male e piange. Ma che ce ne frega? E come che ce ne frega? Il guercio. E beh? Piange con occhio solo. E no, su, guarda, facciamo un bel gioco. Bocca mia, bocca tua. Quale è più bella, la mia o la tua? Mia. La tua. Mangia, mangia. Ma che mi siete messi in testa? E io non ne posso più. E che volete, veramente che scoppio? Mi ci vuole per lo meno mezzo chilo di bicarbonato. Bicarbonato? Allora, il bicarbonato fa digerire. E appunto? E no, e tu non devi digerire, devi assimilare, ti devi ingrassare. È vero, me l'ero dimenticato. E non lo sai che più chili pesi e più migliori pigliamo? Oh, ma dico io, se a mia moglie venisse lo schiribizzo, di non pagare questo riscatto, voi in queste circostanze come vi regolate? Ah, niente. Niente. Quello che dico io. Fatto compiuto. Noi aspettiamo 5 giorni. Se al quinto giorno non arriva il riscatto, noi, sac, gli tagliamo un orecchio e lo spediamo a casa. Aspettiamo altri 5 giorni, il riscatto non arriva, noi, sac, l'altro orecchio. E così, mano a mano. A pezzi a pezzi, mi rispedite a casa. Oh, l'idea non è mica brutta, Genialissima. Perché non vai al primo applauso? Porca miseria. Oh, ma dico io, tutte queste armi, voi, a che cosa vi servono? A che servono? Per ammazzare. A proposito di ammazzare, come ammazzate il tempo voi in questo bucalotto? Dove? Questo cottage. Così, in attesa. In attesa? Ma l'ha ammazzato male, però. Lo vogliamo ammazzare proprio divertendoci? E come? Ci facciamo una bella partita a carta? A che gioco? Un gioco che si vince sempre. Ci stai? Sì. 50 lire? 50 lire. Con la mano? Dov'è un posto? Qua. Vediate posto. Stomaco. Scegli una carta. Sì. Guardala bene. L'ho guardata. Mettila nel mazzo. La ricordi? Sicuro? Sicuro. È questa? Sì. Dai vicina. Ma non con le carte due, con le mie. Meglio. Scegli una carta. L'hai guardata? Mettila dove ti pare. Attenta, te la ricordi? Sì. E questa? No. E come fai a saperlo se non la guardi? Non può essere. Ma è questa? No. Ma ti dico di no. E quello io? No, no. 200 lire. 200 lire? Sta bene. Ma per carità, i balli moderni, ma no, ma voi non ricordate i balli nostri di una volta? Il tango, lo scimmì, il break button, l'hesitation, il charleston. Siete straordinari, incantevole, sembra che abbiate sempre 20 anni. Chi c'è? Sono io. Tu, come ti permetti? Cosa vuoi? Senti, mi devi assolutamente ascoltare, io ti giuro che... Non giurare niente, non ti credo più, vattene! Beh, se piangi, vuol dire che hai bisogno di un amico. Senti, Valeria, io ti assicuro che la colpa è stata tutta di quella sciagurata baronessa. Mi è saltata addosso come una tigre. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Ecco, evviva. Evviva. Donna Teresa, una sigaretta? Sì, voglio fumare. Ecco, sì, fumo.
E come mai non c'è vostro marito? Eh già, mio marito si diverte. Ah, sì? E mi diverto pure io. Già. Rosina, sì. Metti un disco. Subito, sì. Signor. La musica. Per me la musica è tutto. E allora, se è proprio vero, perché non me lo giuri? Ma te l'ho giurato 30 volte, amore mio. Ora piuttosto, pensiamo seriamente a tuo padre. Sei proprio sicuro? Sicurissimo, che... Valeria. Oh. E il torchio non scherza. Vuoi aiutarmi? Sì. Che cosa dobbiamo fare? Senti, hai fiducia nella mia furberia? Io no. Ah. Ma ho fiducia nel tuo cuore. Scegli una carta. Guardala bene. Mettila nel mazzo. È questa? No. Adesso ci provo io, eh? È questa. No. Scegli una carta. No. Guardala bene. Mettila nel mazzo. Questa? No. Guarda bene. E questa? Scegli una carta. Stabilito il contatto? Bene. Dammi la linea. Pronto? Pronto? Parlo con Villa Teresa? Sì, vorrei la signora al telefono, personalmente. E lei? Va bene, aspetti un momento, scusi. Capo, c'è la moglie al telefono. Mia moglie. A parlatorio! Dove? Tu sai quello che devi dire, eh? Signor, sì. Pronto? Pronto, Teresa? Sei tu? Io sono io. Come chi sono io? Sono il tuo coniugo. Ah? Sai che peso 70 kg? 70 kg oro. E mi hanno calcolato a 1000 lire al grammo. 1000 lire al grammo. Fate un po' il conto, 70 kg, 70 milioni per ora. E se ritardi, ingrasso. E mi hanno messo all'ingrasso. Ah, l'aria di Roma ti fa ingrassare? Guardate che combinazione, pure io mi sono ingrassata da quando te ne sei andato tu. Già, siccome non voglio perdere la linea, non voglio esagerare, sto facendo un poco di ginnastica la mattina. Già, poi la sera faccio un po' di musica, un poco di balletto, sa, invito qualcheduno, faccio una samba, un rock and roll. Ma che rock and roll? Teresa, qui c'è Ignazio, e Ignazio fa sul serio. Hai ricevuto il biglietto del riscatto? Sì, sì, l'ho ricevuto, ma sai, chissà dove è andato a finire, l'ho strappato, sta nel cestino delle carte. Teresina, lasciami parlare, se non ti sbrighi, un giorno di questi direi di arrivare a casa un orecchio. Quell'orecchio sono io, in persona. Un orecchio solo? E l'altro perché non me lo mandi? Questa volta è sul serio, questi vogliono i soldi. Lasciami andare adesso, lasciami andare, perché c'è il richiamo di là, c'è la musica, c'è la samba, c'è il rock and roll, sono tutto un fremito. Bye bye. Se n'è andato. Cosa ha detto? Ha detto che non ci crede e che i soldi non li manda. Quando vedrà arrivare a casa l'orecchio, cambierà parere. Con questo maledettissimo gioco. Abbiamo scherzato abbastanza. Via! Passiamo all'azione. Tu. Il termine è scaduto. Il riscatto non è arrivato. Io voglio essere rispettato. Ma io la rispetto. Vieni qua. Che c'è? Tu. Ma che fa questo? Cosa che fa? Lo sai, l'orecchio. Ma io credevo che fosse uno scherzo. Scherzo? Ah, credevi a uno scherzo perché fino adesso abbiamo fatto la burletta? Dai, Guercio. No. No, ferma. Capo, abbiamo acciuffato un giovanotto e una ragazza che ci ronzolavano qua intorno. Sembrano spie. Li faccio fuori. No. Portali dentro.
voglio vederli prima. Va bene. Portali qua. Andiamo, andiamo. Valeria! Papà! Che fai qui? Hanno rapito anche te? Ma no, papà, sta tranquillo. Ah, è tua figlia? Sì. Bene. Allora è arrivato il riscatto. Eh sì, certamente. Sicuro. E quello chi è? È il mio fidanzato. Lietissimo, signor Antonio. Ah, tuo genero. Mio genero? Ma che genere è qui? Chi lo conosci? Chi l'ha visto mai? Che scherzi sono questi? Signor Antonio, colgo l'occasione per chiederle ufficialmente la mano di sua figlia. Ma dico giovanotto, sembra a lei questo il luogo e il momento di fare certe richieste? Io non lo so, siamo impazziti tutti quanti. Questi sono affari che non ci riguardano. Mm. Ne parlerete con comodo. Fuori la grana. Non si tratta di sporca moneta liquida, signor Ignazio. Ah no? E di che? Di qualche cosa che vale molto di più. E cioè? Dunque, lei sa che nella vita non si vive di solo pane. Ogni essere umano ha diritto alle proprie soddisfazioni morali. Ragazzi, veniamo al sodo. Ecco qua. Io sono giornalista e le vengo a proporre un ottimo affare. Di che si tratta? Dunque, deve sapere che io sono redattore della settimana d'oggi. E qual è? Quella che è uscita ieri. Cioè, sì, il giovedì, no? Ebbene. Che stampa 1 milione di copie alla settimana. E che deve portare? Un momento. Lo scopo della mia visita è quello di farle un'eccezionale intervista che dia maggiore risalto al suo nome e alle sue gesta. Fotografie in prima pagina, articoli su 8 colonne e inoltre un'intervista radiofonica che farà scalpore. Lei in 2 settimane diventa il bandito più importante del mondo. Lei sa che ci sono dei precedenti illustri e capirà benissimo che un servizio simile non ha prezzo. Pensi, le signore amanti del brivido le scriveranno lettere d'ammirazione, d'amore. I produttori cinematografici le offriranno dei contratti favolosi. Pensi all'America. America. Lei potrebbe avere offerte dall'America. Pure, Ignazio, sei nato con la camicia. Perbacco, questo è il momento. E già perché l'America è rimasta senza banditi. Si capisce, perché tutti gli indesiderabili ce l'ha rimandato in Italia, hai capito? Caro Ignazio, io se fossi in te, ma non ci penserei solo 2 volte. Ma non è per sogno. Qui, cosa fai? Mi dici cosa fai qui? Qui sei un bandito di provincia. Sei un provincialotto, sì. Ma sei la figura che fai qui? Del rubagallina. Ignazio, sei un rubagallina. Ma non le parli. Guarda l'ambiente, datti una regolata. Allora accetta. Accetto. Bravo, questo è un bambinone. Il registratore, Valeria. Prego, da questa parte. Prego. Dai, qua, qua. Giù, che facciamo una bella cosa. Un servizio venuto. Prego. Nessuno te l'ha fatto mai un servizio come te lo fanno adesso qui. 1, 2, 3, 4. Pronto, pronto? 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 Pronto, chi parla? Pronto, papà, no, dico, chi parla? Lui? Parla lui. Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio. E stiamo per intraprendere quella che oseremmo definire l'intervista del secolo. Scusi, signor Ignazio, qual è il suo vero nome? Ignazio Altamonte. Scusi, signor Ignazio, e perché lo chiamano il Torchio? Mi chiamano il Torchio perché cerco di spremere il più denaro possibile dagli ostaggi che ho preso in ostaggio. Ok. E quando hai incominciato, diciamo, questa professione? Fin da bambino sono figlio di banditi. Il signor Ignazio è figlio d'arte, ciappa. E qual è stato il suo primo successo? A 14 anni. Per 2 anni ho venduto la frutta al mercato e rubavo sul peso. Ammazzalo che ladro. E qual è la sua più grande aspirazione? La mia più grande aspirazione è quella di formarmi una famiglia e coi proventi dei ricatti di vivere onestamente. Quando uno nasce galantuomo non c'è niente da fare. Benissimo, signor Ignazio, basta così. Un momento, ehi. Il signor Ignazio vorrà salutare qualcuno. Sì. Il signor Ignazio vuol salutare il babbo, la mamma e gli amici del bar dello sport. Amici di miei amici, buonasera. Andalù, ciao. Benissimo, al resto penserò io. Le notizie che lei mi ha dato sono sufficienti a fare un servizio che rimarrà memorabile. E quel giovanotto il servizio te lo fa. Sì? Grazie. Adesso pronti per una fotografia, dove, eh? Dove? Là, là, si mette là. Là. Qua? Te. Pronto? Oh, un momento! La voglio fare con il mitra. Il mitra! Fermo lì. Fermo. Ecco fatto. Meraviglioso. Grazie. Caro Ignazio, allora io sono libero. Liberissimo. Sono pronto per ringraziare. Prego. E se vai in America, mandami qualche cartolino. Con piacere. Chi è? Prima di andare via dovete farmi un grande piacere. Se posso. Insegnatemi quel gioco. Ah no, mai. No? Mai. E io non vi lascio più partire. Ma questo è un ricatto. Chiamatelo come volete. Sta bene. Sei il più forte. Hai vinto tu. Fallo sempre con questo mazzo. Sì. E vedrai che la vincita sarà sicura. Sicurissimo. Ciao.
Grazie. Andiamo. Che ci avranno queste carte? È una coppia magnifica. A piacere guardarli. Alberto, ti mettiamo in prima pagina. Tanto ormai al giornale sei diventato celebre. Dite al direttore che non mi aspetti prima di un mese. Forse anche due. Ti manderò quest'idea di partire vestita da sposa. Non la capisco veramente. Quanta fortuna, mamma. E poi è un'usanza americana. Beh, lascia andare. È una marinerata moderna di oltreoceano. Ciao, papà. Papà, mi raccomando. Lascia fare a me, vai. Ciao, benedetta, benedetta. Stai bene, mamma. Alberto, andiamo, papà. Arrivederci, arrivederci. Ciao! Che bello! Finalmente, nostra figlia si è sistemata. Lei si è sistemata. E noi siamo rimasti soli. Siamo rimasti soli. Tu sei rimasto solo. Come sei? Tieni. Che c'è? Qua dentro ci sta tutta la roba tua. E beh? Ritornerai in questa casa quando ti sarai fatto una posizione. Ma Teresa, cosa dici? Via. Teresa, ma tu dai di volta... Via! Al cervello? Via, ho detto! Ma come così? Se tu vieni! Teresa! Almeno dammi gli assegni familiari. Tornerai in questa casa quando ti sei fatta una posizione. È una parola. E come me la faccio questa posizione? E che so fare? Io sono nulla facente. Servito. Ragazzo, spacciala! Subito! Dov'è? Accidenti! Ma avete fatto male? Si è mosso. Ma è una principale! No, principale! Ma che ragazzo di bottega avete, non sa tenere neanche la spazzola in mano. Si è mosso. Ma che mi sono mosso? A momenti mi stacca un orecchio. Scusate tanto, cavaliere, quel ragazzo comincia adesso, non conosce il mestiere. Non conosce il mestiere? E allora insegnatelo. È quello che sto facendo, è quello che sto facendo. Scusate, cavaliere. Saluta. Buongiorno, cavaliere. Ma insomma, ma tu vuoi rovinare la clientela? Quello è un cliente nuovo, arrivato adesso, si stabilisce adesso in paese, quello c'ha la già diretta, capite che c'ha la già diretta? Si è mosso. Ma che si è mosso? Il cliente si deve muovere, il cliente ha sempre ragione. Ma tu lo vuoi capire che la nostra è una missione, che tu sei missionario, hai capito? Ehi, quello non gliene importa. Fai quello che devi fare, sai, da questo momento fai quello che devi fare. E non mi guardare, e non mi parlare con tu, e non mi pensare neanche. Non ti pensi. Escolta!